Il maestro Kojima finalmente ce l'ha fatta, ha rilasciato un trailer ieri di quasi 10 minuti in cui non solo ci ha finalmente detto la data d'uscita di Death Stranding, ma ci ha dato anche molte belle informazioni sul gioco, sia per quanto riguarda la trama, ma lì fino a un certo punto, e per quanto riguarda il gameplay. Ma partiamo fin da subito dalla trama, che è stata una delle cose più complicate e complesse da capire in questi ultimi anni, dato che i trailer erano molto vaghi su questo punto di vista, ma in questo trailer finalmente qualcosina riusciamo a capirla. A quanto pare il mondo è andato completamente in rovina. Ci sono delle entità che stanno distruggendo la vita sulla Terra. E Sam, che è il protagonista di questo videogioco, che è interpretato tra l'altro da Norman Reedus, conosciuto anche da molti come Daryl Dixon di The Walking Dead. Bene, con lui, che è praticamente il personaggio con cui giocheremo durante tutto il gioco, dovremo affrontare queste strane entità, che tra l'altro sono anche supportate da una sorta di terroristi. E mi riferisco a quel personaggio che ha quella maschera dorata con il cappuccio, e insieme a lui anche tutti praticamente, diciamo, i suoi soldati. Poi nel trailer vediamo anche dei personaggi con delle tute arancioni. Ecco, quelli praticamente sono una sorta di terroristi, o comunque sono i cattivi del gioco. E noi con il personaggio di Sam dovremmo cercare, insieme alla nostra praticamente organizzazione chiamata Bridge, che dovrebbe significare ponte in italiano. E come si vede nel gameplay, quando abbiamo quel bambino nella capsula che si è visto ormai da parecchio tempo, ecco, quel bambino serve come punto di connessione. Quello è il ponte tra il mondo reale e questa sorta di mondo parallelo o al di là. Questo è ancora un attimo da capire, non si capisce perfettamente a cosa serve il bambino. È sicuramente un qualcosa che serve come tramite, ma non si sa se è per andare in un altro mondo o semplicemente per riuscire a captare una sorta di fantasma, no? Perché nel trailer vediamo che quando hai questo bambino riesci a captare appunto i fantasmi, ma non è chiaro se si va in un'altra dimensione o sei sempre sulla Terra e praticamente vedi questi fantasmi. Ma secondo me, visto che tra l'altro è uscita anche una notizia mentre sto facendo questo video, dato che Kojima ha confermato che durante il gioco non si morirà mai, nel senso che durante il trailer noi vediamo che ci sono delle entità tutte nere che ci trascinano sottoterra, diciamo, ecco. E quindi forse in quel momento che andiamo nell'aldilà o comunque in un'altra dimensione. E tra l'altro io non escluderei neanche una sorta di viaggio del tempo o qualcosa del genere, perché nel trailer ci vengono anche mostrati dei momenti in cui sembra di stare, non so, nella prima guerra mondiale. Ma più che viaggio nel tempo sembra una sorta di visione, sembra quasi un ripercorrere qualcosa che è successo durante la storia o qualcosa del genere. Questo non è stato chiarissimo, va ancora capito, ma credo che a questo punto lo scopriremo direttamente nel gioco. Da capire anche che ruolo avrà il personaggio di Mads Mikkelsen, che qui sembra sicuramente avere un ruolo da villain. Lo vediamo con queste divise da soldato, ed è poi accompagnato anche lui da dei soldati che sono degli scheletri, quindi anche lui, diciamo, sarà una sorta di terrorista, però non so se sarà collegato insieme a quel personaggio che ha la maschera, che mi pare si chiami Higgs, una cosa del genere. E quindi da capire un attimo la posizione dei nemici. Che tra l'altro questo Mads, durante il trailer, lo vediamo anche in versione normale, che sta tentando di comunicare con il bambino nella capsula. E qui ho letto anche qualche teoria che dice che praticamente questo bambino nella capsula potrebbe essere Sam e Mads potrebbe essere suo padre, che poi forse più in là è morto e magari Sam lo rincontra proprio grazie a questa sorta di al di là che sembra comparire ogni tanto. So che il discorso può risultare un po' confuso, ma ragazzi è un misto tra quel che si è capito e un po' di teorie, quindi abbiate pazienza. Per quanto invece riguarda il gameplay, beh, qui devo dire che se avete giocato Metal Gear, lo riconoscete il gameplay, lo riconoscete perché è molto molto simile. Ora, sul gameplay
non c'è moltissimo, nel senso che vediamo questo menu a tendina che si apre e dove puoi scegliere degli oggetti tra la corda, la scala, mi sembra anche qualche bomba, qualcosa del genere. E questi oggetti però non capisco se tu puoi usarli una sola volta e poi devi abbandonarli, perché ad esempio quando vediamo che nel trailer Sam mette una picca a terra con una corda legata vicino, lui giustamente per scendere poi dal dirupo la corda rimane attaccata sopra, quindi non puoi più usarla. Per la scala invece sarà la stessa cosa, perché una volta che hai salito la scala puoi tirartela di nuovo, ma questo purtroppo nel trailer non ci viene mostrato, rimane ancora un mistero. Però intanto sappiamo che abbiamo la possibilità di usare degli oggetti che ci serviranno per attraversare luoghi in cui non ci è possibile raggiungere a piedi. Sarà possibile poi anche guidare anche qualche veicolo. Per quanto riguarda il protagonista, ci ha mostrato soltanto una moto. Non so se poi sarà possibile guidare altro, come ad esempio un veicolo a quattro ruote, che può essere un'auto, che tra l'altro vediamo utilizzare dei nemici. Poi ci ha mostrato una cosa molto molto strana, sempre per quanto riguarda il gameplay, una sorta di scatola arancione semi-trasparente che lancia una sorta di segnale, e lì veramente non ci ho capito un cazzo, non capisco a cosa serva. Però vediamo che prima arriva un'ondata con questo segnale giallo, rosso, non mi ricordo adesso il colore, e poi parte questa capsula, questa scatola che inizia a emanare de dei segnali. Però non capisco neanche se l'abbia usata Sam, cioè il giocatore, o se viene utilizzata da un nemico. Questo è un aspetto veramente veramente molto strano del trailer, che ovvio del gameplay, che non sono riuscito a capire, ma che ovviamente scopriremo un po' più avanti. Niente ragazzi, più di questo non posso dirvi, perché comunque alla fine è più tutto un forse che un certo, perché quando si tratta di Kojima e di capire qualcosa è difficile, ma va bene così, alla fine è più bello scoprire tutto poi quando avremo il gioco tra le mani. E per ora che dire, stupendo, bel trailer, poi vabbè, no, hanno detto la data, quindi veramente tanto hype per l'8 novembre. Voi ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate, ditemi anche le vostre teorie, perché insomma è interessante vedere dove la gente vada un po' a parare con questo trailer, che sicuramente, ripeto, qualcosa di certo c'è anche, ma non si riesce a collegare tutto perfettamente. Comunque, detto questo, fatemi sapere la vostra, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto, e noi ragazzi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!